un problema. Ormai gli umani hanno scoperto che abitiamo qui. Per noi ormai è finita. Segretario, ci espone il problema. Forse non è tutto finito. Ancora abbiamo una carta da giocare, una possibilità. Io, grazie ai miei avi, sono a conoscenza di un segreto, di una pozione magica che risolverà i nostri problemi. Noi vampiri abbiamo la possibilità di vivere 800 anni come so io, anche voi siete più o meno della mia stessa età. Questa pozione magica riguarda la sopravvivenza di giorno, in quanto noi possiamo vivere solo di notte. Questa pozione che abbiamo, di cui vi ho parlato, ha un problema. È per una sola persona, quindi noi siamo gli ultimi rimasti, dobbiamo scegliere una persona da tramandare fra 200 anni, dove lui rinascerà, potrà vivere di giorno e si dovrà riprodurre. Così gli umani si saranno dimenticati della nostra presenza e ci lasceranno perdere. A cosa serve addormentarci per 200 anni? Addormentarci fra 200 anni serve a qualcosa. Infatti, quando si sveglierà, nessuno si saprà più di noi, si saranno dimenticati della nostra esistenza. E quindi il nostro scelto vampiro, che sarà una persona fidata, abile, affascinante per riprodursi e con una bella dentatura, riprodurrà la nostra specie e noi continueremo a vivere e a riprodurci. Mangiamo e beviamo qualcosa, poi si vedrà. Va bene, cameriere. Signori, desiderano. Che cosa c'è di buono? C'è di buono? Sangue di vergine e carne. Carne umana? Purtroppo abbiamo solo carne di bue. Pazienza, sarà per un'altra volta. Adesso? Signori, è di vostro gradimento? Posso offrire anche un goccio di sangue di vergine? Sì. Un altro goccettino? Sì. Aspetti che dobbiamo dargli un incarico. Sì signore, adesso ho gli ordini. Allora, segretario, continuiamo. Va bene, continuiamo. Allora, come vi dicevo, noi signori siamo troppo avanzati negli anni, quindi saremo costretti a scegliere un vampiro più giovane, migliore di noi. Io consiglio Nosfigatus, perché è il più temibile, il più abile, la persona più adatta per la riproduzione, abile con donne, abile con tutto. Quindi, se voi accettate, noi dobbiamo prendere purtroppo questa decisione. Allora, signore, vi darò alcuni dettagli sulla pozione di cui vi ho già parlato. Questa pozione è in grado di farci vivere di giorno, non più di notte, quindi perderà il vampiro che si sveglierà fra 200 anni, perderà la vita notturna, però vivrà di giorno. Così facendo, si potrà anche riprodurre. Io sono d'accordissimo. Anch'io sono d'accordo, mi sembra il migliore. Lei, vampiro capo? Sì, sono d'accordo. Bene, allora si procederà come deciso. Cameriere, si occupi lei di seppellire la bara. Sì, va bene. Mi raccomando, seppellisca la bara in un terreno qui vicino al castello, in modo che quando si sveglierà
se ancora ci sarà il castello, cosa molto dubbia. Saprà dove andare. Comunque, essendo il migliore, sicuramente si arrangerà. D'accordo. Va bene, allora facciamo l'ultimo banchetto. Sì, facciamo l'ultimo banchetto e non se ne parla più. Per riprodurmi. Tremate che il vampiro è ritornato. Per 200 anni sono rimasto chiuso qui dentro, ma ora devo ripopolare la terra con la mia razza. Sei stato tu? Allora ti perdono perché sei più grande. Oi oi, bisogna andare più piano, sennò mi sbatto. Ah, ah, voglio il tuo sangue. Dai via! Fatti mordere. Dai, un morso solo. Non ti manderò. Peggio per te. Una donna per riprodurmi. Dai, riproduciamoci. Perché mi mandi via? Fammi riprodurre. Peggio per te. Israele, aiuto! Dai, sto Pascal. Nulla, non c'è manco una razzina al lugo. Sto arrivando! Ah! Attenzione, mi! Attenzione, Paoli! Io la mica arrivo in tiro, mi! Mi la curraccia, mi! Ah ah! Una razza di cacciatori non mi avete preso! Ah ah! Valluto, valluto! Non facciamo buone, no!
Oh, non vi siete buoni, no? L'ultimo dei vampiri è tornato! Ah! Ai, chi è sta? Oia, schie! Ma siete matti? Io non so se siete tutti preda,
di una lunazione collettiva. Però le posso garantire che ho ricevuto almeno 50 telefonate stamattina. Ho visto? Ho visto! Ma come si spiega? I bambini non esistono, lo sanno anche i bambini di 5 anni. Beh, si stanno tutti lamentando perché hanno visto questo vampiro. Ma deve essere qualche mitomane, qualcuno che si è travestito da vampiro. E la gente cretina ci crede. Ma posso capire gli altri bambini. Che cosa vuole che le dica? Tutti si lamentano. Andiamo. Vediamo questa gente che è impazzita così. Guarda che potrebbe esserci qualcuno che fa qualche attentato, meglio che si esponga lei. C'è nessuno? Ok. Sfigato! Chi è? Sono il tuo spirito guida. Tu sei il segretario dei vampiri? Sì, sfigato, sono io. Ma tu non eri morto 200 anni fa? Sì, infatti ora appaio sotto forma di fantasma. Ma e tu cosa vuoi da me? Sono la tua guida, la mia missione è farti riprodurre. Popolare la nostra specie. E allora come mi riproduco? Lo sfigato, il commissario ha una moglie bellissima e prolifera, dovrei accoppiarti con lei. E se mi scopre il marito? Non ti sarà difficile, dovrai trovare un momento in cui è al lavoro. Per lei non ci sono problemi, già è di larghe vedute. Va bene, accetto. Mi ricordo che ai miei tempi c'erano due paesi, due frazioni, dove era facile riprodursi, Umbaldo e Perfumes. Vedi di scendere e darti una mossa. Finalmente una donna per riprodurre e anche una bella biondo. Vieni che voglio riprodurmi con te. Vieni che facciamo una cosa bella. Ai che mi brucia il sedere. Era un maschio altro che donna e che maschio. Oh, il sedere. Questa volta te la giuro a te lo tanto. Questa volta te la giuro contentato, Ti hai preso una mano, vuol dire. Contribuiti.
ma siamo a carnevale. No. Allora quello è un vampiro. Ma come mai si sono spaventati? Desidera, signore? Sono innamorato di lei e mi voglio riprodurre. Cosa? Sangue. Alla piazza. Più un succo d'arancia rossa. Sì. Boh, il sangue non se ne trova da nessuna parte. Cosa? 2 euro per il succo d'arancia rossa. Io non pago nulla. Ah no, aspetta. Cosa succede? C'è quanto costano che non vuole pagare. Ah, adesso mi arrangio io. Perché non vuole pagare adesso? Io non devo pagare niente. No, ci sono 2 euro da pagare. Due. E ha bevuto e deve no, pagare. Non devo pagare niente. No, allora lo butto fuori. E non ci ritornare più, D'accordo. Poi io in questo paese, perché non troppo me ne ritorno a io. Agente Pigozzi, stiamo entrando in casa mia. Come lei ben saprà, mia moglie è un po' di larghe vedute. Non è esattamente quello che si può dire una moglie fedele. Quindi, se lei prova ad adescarlo in qualche modo, lei, mi raccomando, non ci stia. Perché altrimenti si ricorda quello che ho fatto a Tarassaco? No. Non si ricorda, è 10 anni in carcere. E farò la stessa cosa a lei se lei si azzarda a toccare mia moglie. Va bene? Allora, agente Pigozzi, lei si siede nel frattempo che io vado a salutare mia moglie. Grazie. Ciao tesoro. Ciao caro. Sei bellissimo. Sì, caro. Ascolta, offri da bere qualcosa a quel deficiente dell'agente Pigozzi che sta aspettando lì. Io cosa dico, non c'ho niente. Ehi, vabbè, fai qualcosa, prendi un po' d'acqua sporca, roba così, e gli metti un po' di questo detersivo e gli fai credere che è succo d'arancia, roba così. No, ragazzi, è una roba buona, Ma non se la bevi, c'è un deficiente, in fin dei conti. No, devo bermi. Un bel bicchiere d'acqua. D'acqua.
Un mettere d'acqua? Sì, grazie. Non se ne approfitti, gente figurosa, Guarda come stai a far bene l'acqua. Grazie. Prego. Allora, saliamo. Sediamo? Avete figurati bene il mio sedersi? Caro, come va il lavoro? Un po' così. C'è tutto il paese che sembra impazzito con questa storia del vampiro, non si capisce bene. Ne hai sentito parlare? Sì, qualche cosa ho sentito, ma poca roba. Secondo me deve essere qualche truffatore, qualche imbroglione, così. Non è possibile, cioè, qualche maniaco? Probabile, sì, perché ho sentito che sta anche andando con donne, ma... Scusa cara, puoi andare a prendere un bicchiere d'acqua? Per te o per lui? Per me. Sì, caro! Agente Piguzzi, mi sembra che abbia visto degli occhiolini. Io l'ho avvisato. Non si permette. Aio! Fatta villa in un mare di Sallo Grasso, avete i torrafuglini, gli amili il beriglio. Coloni! Sì. Il beriglio! Cosa sei? Tutta la sua del film. Buonasera dal vostro Guglielmo Mangiabruga, edizione straordinaria del TG Italia. A Erula, un paesino in provincia di Sassari, in Sardegna, si vivono le drammatiche. La popolazione è infatti terrorizzata dalla presenza di quello che viene definito un vampiro, anche se la notizia non è stata confermata dalle autorità. Si parla infatti di un losco personaggio che si trasforma in un pipistrello parlante e che sta facendo razzie nella zona. Nel frattempo stanno scorrendo alcune immagini scattate da foto amatori che ci sono giunte in redazione, e anche un identikit del misterioso personaggio. Si dice che questo personaggio sia un maniaco ed attacchi tutti indistintamente, cercando sangue dagli uomini e proponendo alle donne di riprodursi insieme a lui. Alcuni personaggi, che dicono di essere stati morsi dal vampiro, presentano due buchi nel collo e sono molto indeboliti. Ore drammatiche... Oh, allo! Ma... guarda, abbiamo inviato in diretta Erula. Sì, dalla regia mi dicono che è pronto il servizio in diretta con Erula. Linea al nostro inviato. Buonasera a Guglielmo e a tutti gli ascoltatori da parte di Beppe Sansicciotti. Siamo qui a Erula. Erula, si chiama Erula. Scusate, Erula, un paesino in provincia di Sassari. Sì, Sassari in Sardegna. Qui la popolazione in fermento. Si dice che ci sia un vampiro molto brutto che assale le persone e che si trasforma in un pipistrello parlante. Alcuni affermano che stia cercando donne con le quali riprodursi e uomini da cui succhiare il sangue. Sentiamo alcune testimonianze raccolte sul campo qui a Erula. Lei ha visto qualcosa? Sì, io l'ho visto ed era un pipistrello. Poi si è trasformato in un vampiro ed era brutto. Addirittura, sentiamo qualche altra battuta. Lei afferma di averlo visto girare di giorno e non di notte. Come mai? Io ero al mio negozio e mi ha aggredito maledettamente e mi sono difeso con scoppe così e mi ha anche derubato dei soldi e lui è scappato via, non l'ho visto mai più. Addirittura, sentiamo qualche altra testimonianza. Sentite ora la particolarità che ha notato questo testimone, proprietario di un bar qui a Erula. È venuto questo uomo bruttissimo, con un dente solo davanti. Io ho avuto anche paura, mi ha chiesto un succo d'arancia rossa, e si è bevuto quello, poi ha detto una marena, ha bevuto e andato via, non mi ha neanche pagato. Qualcosa di rosso insomma, sì, che assomiglia al sangue. Sì, sì, è andato via e poi non mi ha neanche pagato. Sentiamo ora il parere autorevole della Chiesa in merito. La Chiesa su questo fatto si riserva di... anche dubita pure che esistono veramente questi bambini.
sicché la Chiesa non è, non sono autorizzato né io né la cosa a esprimere un giudizio su questi fatti. È meglio riflettere su questi casi. Non allarmate, può darsi che sia pure che non esista, come può darsi che non esista. Tempo un'altra testimonianza. Allora il pipistrello esce di notte, di giorno si esce, si vede che fa qualche cosa che, come gli asinelli. Ecco, bravo. Addirittura, sentite questa testimonianza. Davvero strano quindi questo vampiro. Vediamo cosa ne pensa l'autorità della legge nel paese, il commissario cinico La Cornacchia. La Cornacchia sarà lei e tutta la sua famiglia. Io sono il commissario cinico La Quaglia. Allora, lei e questo presunto pipistrello siete due emeriti buffoni. Perché lei non riesce a dire neanche un nome di una persona. E questo pipistrello è un truffatore. Questo non è un vampiro. I vampiri, e voglio soprattutto dirlo alla gente che ci ascolta da casa, i vampiri non esistono. Quindi questo deve essere per forza un truffatore. Ma non vi preoccupate, ci sarà la legge a ristabilire tutto. Ma io comunque non penso che sia tutto frutto dell'immaginazione, dovrebbe fare qualche inchiesta, qualche indagine più approfondita a questo punto, visto le testimonianze anche autorevoli delle persone che abbiamo intervistato quest'oggi. L'unica testimonianza autorevole che conta è quella mia e quella della mia Magnum 45. Con questo è tutto. Notiamo che è particolarmente arrabbiato il commissario, sicuramente è difficile tenere in pugno la situazione. Sentiamo un'ultima testimonianza. Ma è incredibile, il pipistrello parlante ha attaccato il nostro inviato in diretta televisiva. Forse questo è veramente un vampiro come dice la popolazione. Vi terremo comunque aggiornati nelle prossime edizioni. Il vostro Guglielmo Mangiabruga vi saluta e vi augura buonasera. Pronto? Commissario La Quaglia? Sono il questore Battato. Sì, questore, mi dica. Ascolti, stavo guardando la televisione adesso che ci avete dei problemi con questo vampiro, come mai? Sì, abbiamo qualche piccolo problema, ma voglio sperare che almeno lei, insomma, non creda a questa storia del vampiro. Allora, se si crede o no, per questa situazione del vampiro è un dettaglio. Comunque so che la polizia non sta facendo una bella figura. Non si preoccupi, questore, risolveremo tutto, non c'è problema. Ascolti come sa, si deve convocare una riunione per venerdì alle 4 per parlare su per giù di questo dettaglio qua di questo vampiro. Mi raccomando che ci sia tutte le autorità del paese, compreso anche il sindaco, ok? Sì, va bene, ma... Aspetta che da questo commissario La Quaglia è una cornacchia, me ne combina uno dietro l'altra. Non si può fare niente con queste qua. No, non è possibile. Quello chi è? Tu sei la moglie del commissario? Sì, beh, Moretto, sono io. Chi sei, beh, Moretto? Sono un tuo ammiratore, sei bellissima. Sì, ha ragione, sono bellissima. Non mi resiste nessuno. Anch'io voglio riprodurmi con te, non ti resisto.
vuoi riprodurre adesso? Se è possibile, sì. Andiamo tesoro. Andiamo, andiamo. Altro che mio marito. Aspetta bambino, vengo anch'io. Aspetta bambino, vengo anch'io. Io non arrivo a questo. Ha detto le 4, dovrebbe essere già ora. Allora, adesso dobbiamo solo aspettare che arrivi il questore e siamo a posto. Abbiamo presentato il sindaco Cardinale. Prego. Sindaco. Piacere. Piacere, Pietrino Scavo, che è il nuovo sindaco di Irola da poco. Vedo una macchina arrivare, sicuramente è lui. Buonasera. Salve, buonasera signora Guaglia, come va? Buonasera questore. Buonasera. Ci siamo tutti, possiamo anche andare. Sì. Prego. Conte Pigozzi, gli indichi. Prego, prima punto. Allora, accomodati. Allora, questo ci illustri la situazione. Allora, io con questa storia di bambino ci chiedo un bel po' perché è una situazione un po' critica. E conosco una persona che ci può aiutare, il signor Tarassaco, che lei conosce bene a quanto mi riguarda. Se lo ricorda? Sì, io penso proprio di conoscerlo questo signor Tarassaco. Lo ricorda? Sì, me lo ricordo.
E lei si ricorda come mai è in carcere? Sì, lo so, ma in fin dei conti è l'unica persona che ci può dare una mano. Per quanto riguarda sua moglie, è conosciuta molto dalle nostre parti, senza offesa sempre, quindi non è che faccia il modo di chiudere un occhio, perché sappiamo quella che è sua moglie, la colpa non è di signor Trasico, ma di sua moglie in fin dei conti. Ascoltiamo un po' l'opinione dei presenti, anche se io, francamente, a liberare questo individuo non sono per niente d'accordo e credo chiunque di voi al mio posto non lo sarebbe. Ma in fin dei conti la cosa più importante è il bene del paese. Quindi, lei, cardinale, cosa ne pensa? Sarà meglio liberarlo questo individuo oppure no? Non è... La Chiesa non condanna e ne assolve in certi casi. Poi c'è la giustizia umana, che è il mondo che deciderà diversamente. Certo. Noi siamo per la soluzione, la Chiesa è sempre stata per la soluzione, anche nei diritti più gravi di questo. Va bene, ho capito, cardinale. Adesso diamo la parola al parroco, Don Rodrigo Cedaspiene, e vediamo cosa pensa lui. Io sono d'accordo con Sua Eminenza e il fatto che questa persona, questa povera anima, da molto tempo in carcere, avrà già scontato la sua pena. Non so a che punto era, io direi, se per fare questo bene al paese, di liberarlo. Va bene, anche lei la pensa così. Lei, signor sindaco, cosa ne pensa? A condannarlo a morte. Ah, lei è per la condanna a morte? Sì. Lei, maresciallo, di che opinione è? Ma io condivido in parte quello che ha detto Sua Eminenza, anche il parroco, però essendo uomo di legge, insomma, non è che questo qua poi potrebbe creare altri problemi. No, va bene a condannarlo a morte. Lei dice che va bene a condannarlo a morte? Sì. Ma abbiamo un sindaco purtroppo che... Un po' di idee belliche. Un po' testardo. Un po' testardo anche, sì, un po' testardo, ma cerchiamo di raddrizzare. Deve ragionare sulle cose, per il bene della popolazione, mica. Il caso com'è? Condannare a morte una persona non è che è una cosa così semplice. Avrà avuto il anche... ammazzato. Anche se come l'avrà avuto, però non è il caso. Vedremo un po'. Insomma, non è una cosa. Venga a chiesa che ne parlerà. No. È proprio duro. Vabbè, ognuno la pensa. È tenace. Nel suo mondo. Quindi io vedo una situazione un po' divergente. C'è una parte che pensa che sia giusto liberarlo. E una parte invece che, come me, pensa che non sia giusto. Questo è. Io me ne lavo le mani e lascio a lei la responsabilità. Conosco benissimo le capacità di Tarassaco, so che proviene da una famiglia, se non sbaglio, di Acchiappabambini, che sono famose da generazioni, però io non credo che questo sia un vampiro. Comunque, non mi assumo la responsabilità se la assumerà direttamente lì. Sì, quello è una situazione più da una parte, ma secondo me sono sempre convinto che questo è un vampiro, io ci credo, e questo tasso è molto importante per la cattura, per eliminare questo vampiro. Poi certamente dobbiamo chiudere un occhio, perché essendo un delinquente, insomma, non è che si può affidarsi, però dobbiamo anche rischiare. Allora, se la decisione che è stata presa è questa, secondo me è quella. Allora lei, maresciallo, mandi degli uomini a liberare questo criminale. Hai fallito ancora come tu solo. Mi sono già pentito di averti scelto per questa missione. Ignorante. Ma io ci sto provando. Con questo ci proverai meglio. Ah! Oh, io.
Visto che sei un buon a nulla, ho deciso di venirti incontro. Basta. Ti manderò un piccolo vampiro che ti aiuterà ad ambientarti nel mondo moderno, per mangiare e per riprodurti. Visto che ancora non sei riuscito a far niente, fra poco mi muori della fame. E dove lo trovo questo vampiro piccolo? Idiota, sarà lui a trovare te. Vedi di tenerti in vita per altri pochi giorni. Boh, va bene. Se continuo così, di nuovo in bara finisco. Brigadiere, vada dal guardiacarcere e gli annuncio la mia presenza. Direttore, c'è il commissario Lacquaglia che lo vuole fare. Lo faccio venire. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene, lei? Bene, bene. Ho un ordine di scarcerazione per un detenuto. Ah, speriamo sia il detenuto Azzolo che non fanno un nome. No, è il detenuto Tarassaco. Ah, quel pazzo? Sì, 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 sì. Sono là, vero? Sì, sì, prego. Tutti qui. Allora. Mi accompagni, direttore? Prego. Allora dai, dimmi se la metto a quello è! Dammi la gallina! Quello è! Stia fermo! 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 Tarassaco! Maledetto! Cosa vuoi ancora? Ho una proposta per te. Cosa? Qui ho qualcosa che ti potrebbe ridare la libertà. Non è che mi fidi molto di te, non è che ci creda molto. Quello che è successo tra noi è acqua passata. Fidati, qua c'è la tua libertà, devi aiutarmi a fare un lavoretto. E che tipo di lavoro? Devi sconfiggere un vampiro. Liberatelo voi, però state sempre vicino, non fidatevi troppo. Posso andare, commissario? Vada, vada, lei non mi serve più. Arrivederci. Arrivederci. Allora, Tarassaco, torniamo a noi. Lasciamolo lì. La troppa! Liberano Tarassaco. Maledetto. Rimanete qui voi, se c'è bisogno intervenite, voglio portarlo lì da solo. E tu non fare schifo. No, no, aspettate. Siete. Cosa sai tu di questo vampiro? È una leggenda che mi ha raccontato mio nonno. Questi vampiri esistevano e c'era un castello
a Samela, dove si dice che ci sia lo scettro del vampiro capo e che ci sia la tomba dove praticamente c'è questo vampiro al quale era stata data una pozione magica in modo che vivesse per 200 anni addormentato. Questa pozione però gli ha fatto perdere i poteri di andare di notte. Questo vampiro circola tranquillamente di giorno, non ha paura di aia, non ha paura delle cruci. Il suo punto debole sarebbero i denti. Perché i denti? Perché questo è un tipo di vampiro, il Vampirus Rex, che hanno la forza solo nei denti, così almeno diceva il nonno. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna spaccarglieli. Trovare questo scettro del vampiro capo e spaccargli i denti. Una volta che lui è senza i denti non può più né riprodursi né muoce. Quindi lo scettro è dove hanno sepolto la bara? Senz'altro, è a Samela, senz'altro. Noi dovremmo cercare il castello, i ruderi del castello e lì troveremo lo scettro. Adesso questo vampiro tenterà senz'altro di riprodursi. Mia nonna mi aveva detto che quando lui sarebbe rinato avrebbe tentato di riprodursi con una donna terrena, diciamo, un essere umano. Quindi però bisognerebbe prima di tutto impedirgli di riprodursi. Va bene, Tarassaco, io voglio darti fiducia. Tua moglie come sta? Mia moglie sta benissimo, bene. Tu non preoccuparti. Sono contento. So benissimo quello che c'è stato tra di voi. Infatti il fatto che tu sia sbaglio. Qui, io lo so che non hai resistito, nessuno resiste alla bellezza di mia moglie. Perché dicono almeno donna baffuta sempre piaciuta, tua moglie non è un tipo che, al quale è facile resistere. Lo so. Io ho sbagliato. Lo so e ho deciso di dimenticare il passato e perdonare. Grazie. Però in compenso tu devi fare questo lavoretto per me. Non c'è problema. Allora, tu da questo momento sei libero. Mi raccomando, sì. Non provare a scappare, non provare a fare scherzi. Non c'è problema. Altrimenti, se ti ritrovo, non saranno più 10 anni, ma saranno 100 anni. Ci credo, ti conosco. Mi raccomando, fai il tuo dovere. Ah, meno male che c'è stato il vampiro a liberarmi. Lavora, fai il tuo dovere, poi vedremo le battutine su mia moglie. Ho già in serbo una sorpresa per te quando finirai il lavoro. Giunto nel 2003, adesso vado a compiere la mia missione, speriamo che non sia morto di fame. Rosso, sono venuto per aiutarti a compiere la tua missione, perché senza di me tu non riuscirai più a campare. Ma se io sto facendo stragi? Sì, tu stai facendo stragi di mosche e di succo di frutta qui. Sì, mi arrangio. Sì, ora ti insegno io quello che devi fare. Allora cosa mi consigli a fare? Tu sei troppo aggressivo con gli umani, noi ci vediamo da su. E come mi devo comportare? Devi andare nei posti dove ci sono molte persone e fare amicizia, non farle scappare. Ma io sono andato alle banche delle poste e ho trovato sempre chiuse.
Ormai in questi paesi è così, stanno chiudendo tutti gli uffici, devi andare nelle palestre e nelle scuole di ballo, così troverai tanta gente. Ah, io ero il miglior ballerino di tutti i vampiri. Allora, se capito, cerca di non farmi discendere più, sennò ti do delle punizioni gravi. Aspetta che mi devi dare qualche cosa da mangiare. Prendi questa, sono delle vitamine, non sprecarle, ti serviranno per mordere un solo umano. Lo sapevo che non c'era speranza. Per il momento andrò a ballare, cercherò una parrucca, un paio di occhiali e questa la conserverò. Sì, l'ho sentito nel telegiornale. Allora, detto questo, iniziamo. Anzi, no, prima. Daniela, la mia assistente, mi ha detto che oggi verrà un nuovo allievo. Speriamo almeno che sia un bel ragazzo. Ma Daniela ha detto che è un tipo alla moda, quindi magari vi piace anche. Mi hanno detto anche che è abbastanza bravo, quindi penso che non avrà difficoltà a integrarsi nel gruppo. Adesso iniziamo. Speriamo che non mi riconosca. Tu devi essere il nuovo ballerino. Piacere, Daniela, la mia assistente, mi ha parlato di te. Ma tu sai già ballare, vero? Sì, io so già ballare. Ok, allora unisciti a noi nella prossima coreografia, dai, andiamo. Oh, però è un bel ragazzo, un po' lavoro.
Ma siamo per la festa di Halloween? No, è ieri sera. Le belle ragazze, che c'è tu di voi? Lì c'è una bella viola. Vieni con me, bella viola. Mi sa che mi devo prendere la vitamina, sto morendo di fame. Sento forte, vado a cercare sangue. Chissà che sia sangue buono. Sono il vampiro, lo sfigato, voglio sangue. Vattene, questi scherzi, lasciaci lavorare. Sono il vampiro sanguinario, non vi permettete di parlare così. Via, altrimenti ti tiro la zappa sulla testa. Via. Fallo se hai coraggio. Fallo se hai coraggio. Vi avevo avvertito. Anch'io ti avevo avvisato! Non farci del male! Abbiamo famiglia! Anch'io avrò famiglia! Devo riprodurmi per ripopolare la terra di vampiri! Ma non vorrò mai riprodurti con me! Lasciami! Fatti mordere! Puzzinoso, voglio il tuo sangue! Lasciami! Cosa è successo qua? Mi ha morso il vampiro, guardi qua. Mi ha succhiato molto sangue.
abbiamo tirato la zappa, ma l'ho morso lo stesso. La forza è incredibile. Facciamo vedere. L'ha morso nel collo. Sì. Questo è già infetto. O lo uccidiamo adesso, o bisogna portarlo dal dottore. Cosa si decide? No, lo curiamo e... Può rimanere infetto e diventa vampiro anche lui, io lo sto avvisando. Sono costretto o ad ammazzarlo adesso o fra una ventina di giorni. Se non guarisce, io direi di farlo fuori adesso. Comunque, lo lasciamo e poi vediamo. Da che parte è andato? Da quella parte. Da morto? 20 minuti, più o meno. Adesso andiamo a controllare. Mi faccio strada. Dimmi, spirito guida. Sei un imbecille. Mi sembra strano che un bell'uomo come te non abbia ancora trovato una donna. Ma io mi sono riprodotto con la moglie del commissario. Sei sicuro che è rimasta incinta? Dovrai riprodurti con altre donne per avere la certezza della tua missione. Ma io ci sto provando. Riprovaci, imbecille. O questa sarà la tua punizione. Fai il tuo dovere, imbecille. Se non ce la fai con le tue forze e con i tuoi attributi, cerca un po' di viale. Ho sentito parlare che fa molto bene. Qualche farmacia troverai quello che ti serve. Oioioi, mi tocca di darmi da fare. Questa è una farmacia. Certo. Desidera? Io avrei un problema con le donne. Ecco qua. Quanto ne devo prendere? Dipende dall'età. Quanti anni ha? Più di 200 anni. Tutta la scatola. Bene? Ma non è che per caso se li prende davvero tutta la scatola? Mi è sembrato tipo un po' strano. No, non penso che faccia questo. Ma non lo so, perché è un tipo un po' particolare. No, non penso. Speriamo, no. Di... Speriamo di no. Prendiamo questa pastiglia se mi fa bene. Bell'effetto mi ha fatto la pastiglia.
Aiuto! Ah, tre pollastre! Ah! Che cos'è quello? Sono le pistrelle! Ah, che cosa bella! Peggio per te! Perché mi mandi via? Oi, collega, sei un passero o una passera? Dammi siero poco poco! Ah, questo brucia! Oi, 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 oi! Ah! Tre matte! Ah! Oi, oi! Aiuto, una tigre! Isho, cattivo! Non mi hai preso! Ha ha ha! Una volta c'era il castello. Qua c'era la bara, sicuramente l'hanno portata via, ci sono ancora i sì. Gatto vampiro, ecco lo scettro del vampiro cacco. Arrivando, bastardo. Senza denti non sarai più un vampiro. Senza denti non ti potrai più riprodurre, non potrai più succhiare sangue. Sei un essere umano, sei ridotto a mangiare galline e topi. Vai tranquillo. Mi farò mettere i denti dal miglior dentista. Riprodursi, sono riuscito nel mio intento. Sei fregato.
tu che non sono riuscito a riprodurmi. Signori, siamo riusciti finalmente a eliminare questo pericoloso vampiro, finalmente non l'abbiamo più in mezzo ai piedi. Avevate effettivamente ragione, lei questore aveva ragione, effettivamente si trattava di un vampiro, cosa che io non avrei mai creduto. Comunque. Sì. Grazie a Dio. Signor Tarasco. Il signor Tarasco sta benissimo dove. Si ricorda dove era di più o meno 15 giorni fa? Sì, di nuovo in galera, sì. È giusto che sconti la sua L'importante è se vuoi finita alla situazione per la tua mano. Infatti ormai l'importante è che abbia fatto il suo lavoro pure, anche se gli avevamo promesso la libertà. Sì, ma le cose ti promettono e poi si sa che non vengono. Ti stiamo via a guardare queste piccolezze. Sì. La Chiesa in questo caso non è d'accordo, però. Non possiamo accontentare tutti del resto. Vabbè, ma c'era questa promessa, questo ragazzo. Le promesse sono fatte per non essere mantenute. Che di conti bisogna più la croce anche per il bene della popolazione, quindi non è che abbiamo fatto una cosa cattiva. Questo Tarasco è però famoso per fregare le mogli alle persone, quindi meglio che si in galera lì. Che di conti era un po' pericoloso, Io ho rischiato un po' troppo. Anche lei? Cos'è? Cosa stai dicendo? Ma dico, anche io ho rischiato grosso, passavo per voi. No, rischiato grosso per liberarlo, Chiedo scusa. Lei, signor sindaco, è contento di quello che è successo? Sì. Sì? Va bene. Maresciallo, lei? Ma, diciamo di sì, sono veramente soddisfatto. È stato lavorato, cioè, e credo che abbiamo lavorato duramente. Lo so. Spero che abbiate chiarito i vostri problemi col sindaco, che ho visto che l'altra volta non eravate molto d'accordo. No, l'abbiamo chiarito, anche lì abbiamo trovato l'accordo e... Anzi, credo che vorrebbe dire qualcosa in proposito, non so se... Ascoltiamo. Io sono d'accordo per dire tutto. L'importante è quello. Sì. Abbiamo raggiunto un accordo finalmente, ora possiamo anche brindare allora. Sì, davvero le parole del suo conto che tringa. Caspita, ma aveva fatto una cosa di musicale, sì. Come si sta? Non pure. Me l'avevano detto quello che avevano detto. Pensi che è di meno male, fortuna che Una volta non trovate che lei... E poi te ne ha preso lui... Manesciano. Una volta che l'aveva trovato nella sacristia. No. Mi avevo qui. Scusate. No, lei è il mio buono. Soffiamo il cielo. Questo è il mio buono. Oh, finalmente. Signori, prendiamo la distruzione di questa qualche Voglio essere io il primo a pulirlo.
Caro, caro. Levatrice, mi porti un tovagliolino delicato, voglio pulire mio figlio. Grazie. Piano, vero, è molto delicato, bisogna pulirlo molto piano, vero? Non si riesce a pulirlo bene, mi porta una spazzolina, però molto delicata, perché la pelle è molto delicata, per favore. Però è strano, vero? Non sembra mi somigli. Grazie. Cosa state facendo, mio bambino? Questa, me ne porti una un po' più ruvida, non si riesce a pulire. Questo non è figlio mio. Brutta disgraziata, un'altra volta mi hai tradito, ma questa è l'ultima volta. Cosa succede?